Quando iniziamo a scoprire le emozioni da bambini, ci rendiamo conto che l'unica cosa che conta è essere felici. Questo vale per tutti. Non importa il ceto sociale, il genere o l'età. L'essere umano vuole solo essere felice. Ma che cos'è la felicità? E come si raggiunge? Nel corso della storia, migliaia di filosofi hanno provato a rispondere a questa domanda. Per Flaubert, la felicità è una menzogna, la cui ricerca è l'origine di tutti i mali. La felicità è desiderare ciò che si ha. Ma accontentarsi e raggiungere la felicità? Tra tutti i filosofi, Epicuro ci dona delle lezioni di vita che ti aiuteranno nel tuo percorso. Non aspetti il giovane a filosofare, né il vecchio di filosofare si stanchi. Nessuno è troppo giovane o troppo vecchio per la salute dell'anima. Filosofare, per Epicuro, permette al saggio di tornare giovane e al giovane di diventare saggio. Ecco perché il primo passo per essere felici è quello di parlare e filosofare di argomenti profondi. Noi esseri umani viviamo in un mondo incerto. Abbiamo paura della morte, del futuro e in alcuni casi del passato. Se vuoi essere felice, focalizzati solo sul presente. Il grande Marco Aurelio scrisse centinaia di pagine su questo concetto. E il suo messaggio è molto conosciuto. Ieri è storia, domani è un mistero, oggi è un dono. Non temere nemmeno la morte. La morte è perdita di sensazione e quando è presente lei, non sei presente tu. Essere felice è semplice. Focalizzati solo sul presente. Sii grato di ciò che hai. Guarda al futuro con speranza e sii in pace con il creato.